troviamo davanti all'oratorio di San Giorgio, un vero e proprio gioiello del Trecento che dal 2021, insieme ad altre opere della Basilica del Santo e della città di Padova, è stato incluso dall'UNESCO tra i patrimoni dell'umanità. L'oratorio venne fatto costruire a partire dal 1377 dal marchese di Soragna, Raimondino Lupi, che voleva una cappella funeraria per lui e per i suoi familiari che non sfigurasse davanti alla cappella degli Scrovegni con i magnifici affreschi di Giotto. A tale scopo fu richiesto l'intervento di un grandissimo pittore del tempo che si era già distinto con alcuni affreschi nella Basilica del Santo, Altichiero da Zevio. Prima però di entrare, date un'occhiata al bassorilievo in pietra sopra l'ingresso. Rappresenta San Giorgio, protettore della nobile famiglia dei Marchesi di Soragna, che uccide il drago. Mi trovo ora davanti alla tomba di Raimondino. Anticamente era un elaborato monumento al centro della cappella, però durante l'occupazione di Padova da parte dei francesi, da parte di Napoleone nel 1797, il monumento fu brutalmente manomesso ed oggi ne resta solo il semplice sarcofago in marmo. Pensate che durante l'occupazione francese l'oratorio di San Giorgio fu trasformato prima in carcere e poi in stalla e le pareti furono intonacate ricoprendo tutti i preziosi affreschi, affreschi che per fortuna vennero riportati alla luce nel 1837. La parete di sinistra è completamente dedicata a San Giorgio, a cui è intitolato l'intero oratorio, e i vari affreschi riproducono episodi della vita leggendaria del nobile cavaliere cristiano, compreso naturalmente quello dell'uccisione del drago. È interessante notare nella fascia alta un affresco che mostra Rolandino con la moglie Matilde, che vengono presentati da San Giorgio alla Vergine Maria seduta in trono col bambino Gesù. Sono seguiti dai familiari, ciascuno dei quali è accompagnato dal suo santo protettore. Nella parete di destra, nella fascia alta, quattro affreschi rappresentano momenti della vita di Santa Caterina d'Alessandria, venerata nel Medioevo come patrona dei filosofi e degli studenti, mentre nella fascia inferiore altri affreschi ci raccontano il martirio di Santa Lucia da Siracusa, vittima della persecuzione dell'imperatore Diocleziano nel 304. Di stupenda bellezza è l'affresco del suo funerale, sia per il tono vellutato dei colori che per i vividi volti dei personaggi. Mi trovo ora davanti alla parete d'entrata. Qui possiamo ammirare cinque affreschi che raccontano la nascita e l'infanzia di Gesù. In alto possiamo ammirare la lunetta con l'Annunciazione, seguita poi dal grande affresco dell'Adorazione dei Pastori. Notate come San Giuseppe scruta i pastori che giungono da lontano. A seguire vediamo l'Adorazione dei Magi, accompagnati da uno splendido corteo di servitori. Vediamo poi la drammatica fuga in Egitto, purtroppo deteriorata nella parte superiore. E infine ecco la presentazione di Gesù al Tempio con il vecchio Simeone che teneramente abbraccia Gesù. La parete sopra l'altare è decisamente mozzafiato con la splendida crocifissione e così realistica che non pare quasi un dipinto. Notate con quanta drammaticità il pittore descriva la folla turbolenta attonita davanti alla morte del Salvatore e lo straziante dolore della Vergine assistita da un gruppo di pie donne. Subito sopra uno splendido affresco ci presenta Gesù in trono che pone una preziosa corona sul capo di Maria, mentre nei loro sguardi si nota un atteggiamento di grande dolcezza. In un'antica biografia di Sant'Antonio c'è un episodio che mostra la sua grande fede nell'efficacia e nella potenza della croce. Il santo, dopo un giorno di predicazione e di confessioni, prima di prendere il meritato riposo, si pose in devota orazione. Improvvisamente il diavolo lo assalì e lo afferrò per la gola così fortemente che quasi lo avrebbe soffocato. Ma Antonio, facendosi il segno della croce, invocando il nome della Vergine Maria, mise in fuga l'immondo spirito, che dovette così riconoscere di nulla potere contro il grande servo di Dio.
Questa storia ha dato origine a quello che viene comunemente chiamato il Breve di Sant'Antonio, preghiera che, pensate, Papa Sisto V, un francescano, ha voluto fosse iscritta sulla base dell'obelisco che si trova in Piazza San Pietro a Roma. Ed è proprio con questa preghiera che vorrei concludere questa nostra breve visita all'oratorio di San Giorgio. Preghiamo. Ecco la croce del Signore. Fuggite, forze nemiche. Ha vinto il leone di Giuda, la radice di Davide. Alleluia.